ti senti il più poraccio della storia? Non disperare, c'è chi ha fatto peggio di te, tipo Guillaume Le Gentil, un astronomo francese del 700 che fu mandato in India ad osservare il transito di Venere ed avere così dei dati più accurati sulla reale distanza tra Terra e Sole. Quando poi arrivò, per colpa degli inglesi, dovette restare sulla nave, quindi la notte stabilita, nonostante il cielo limpido, non poté misurare un bel niente. Il prossimo transito di Venere ci sarebbe stato dopo 8 anni e poi dopo altri 100 anni, quindi Guillaume, per amore della scienza, decise di restare. 8 anni di inferno, che lo portarono soltanto ad un nuovo fallimento, visto che la notte stabilita, proprio nel momento clou, il cielo diventò nuvoloso. Il viaggio di ritorno un'altra odissea, fino a quando dopo 11 anni, tornato a casa, scopre che aveva perso il lavoro, gli eredi gli avevano preso tutto e la moglie si era risposata. Questa storia, oltre a mostrarci cos'è il vero amore per la scienza, ci dimostra anche che nella storia qualcuno più poraccio da te c'è stato. Ciò non toglie che subito dopo di lui, il più poraccio resti comunque te.